Sì, così mi sembrano dribblati. Ora devo salutare. Ciao, ciao, ciao. Laura. Amore, facciamo tardi. Stai agitando, cosa hai sognato? Se questo sta ancora a sognare. Sera. Un calice di Montepulciano, per favore. Scusami. Sì? Sposta la borsa. Come scusa? La tua borsa. Spostala. Oh, scusami. Scusami. No, 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 non fa niente. Grazie. Ci siamo già visti da qualche parte io e te. Non ti ricordi di me? Ho un déjà vu. Anch'io. Però mi ricordo il tuo nome. Laura. Allora ci siamo già presentati. Solo che non mi ricordo dove. So anche un sacco di altre cose. La tua canzone preferita, Across the Universe. Il tuo film preferito, Io e Annie. La cosa che ami di più, che è l'odore del caffè. La cosa che odi di più, i ragni. Io non mi ricordo di te. Mi hai detto te tutte queste cose. Ma non è ancora successo. Non ti sto seguendo. Prova a chiudere gli occhi. Ma dove siamo? Questo è un momento successivo al nostro primo appuntamento, quello del pub. Forse è un ricordo. Per me è come se ci fossimo appena conosciuti. Però sembrano felici. Lo saremo. Guarda, adesso ti sto per scattare una foto. Lo sai che cosa significa la parola fotografia? Scrittura della luce. Forse questo siamo. Luce. E le foto stanno lì per smascherarci. Quanto tempo è durata?
5 anni e 3 mesi. E com'è finita? Perché vuoi saperla subito com'è finita? Non preferiresti invece, non so, sapere com'è iniziata? Il nostro primo appuntamento? Al cinema. Perché quella faccia? Perché il cinema è il posto peggiore per un primo appuntamento. Scommetto che l'hai scelto tu. A me piace il cinema. E poi non andrà nemmeno così male. Tu dici? E allora perché non provi neanche a baciarmi? In spiaggia sei stato molto più sfrontato. Perché quello era il nostro posto preferito. Guardati. Sto imitando tutti i tuoi movimenti. Ho anche inclinato la testa verso di te, ma niente. Sei davvero terribile. Eppure, se rimango lì, forse è perché lo trovo anche un po' dolce. Sto iniziando a ricordare qualcosa. Solo che non so come arrivarci. E se dovessimo perderci? Negli abissi della mia memoria c'è un labirinto. Un labirinto in cui mi perdo e ritrovo la strada solo nei tuoi sogni. L'hai scritto te a me. Altrimenti. E cosa è successo? Volevi andare a studiare all'estero, ma non ti avevano ammesso all'università. E come saremmo rimasti insieme? Avevamo organizzato tutto. Sarei venuto con te. E il tuo lavoro? Ne avrei trovato un altro. Però mi fa piacere che me lo chiedi. Non ti è mai importato niente del mio lavoro. Non piangevi mai davanti a me. Ma lo sai almeno perché sta piangendo? Perché abbiamo litigato. No, piange perché non sei rientrato dopo essertene andato, lo so. Anche se non ho mai vissuto questo momento, mi conosco. Cosa avrei dovuto fare? Cercavi sempre di farmi sentire in colpa. Come se ogni disgrazia che ti capitasse fosse colpa mia. Io odio chi evita i momenti di difficoltà. Li ho visti i tuoi ricordi, ho già capito tutto di te. Solo momenti felici. E perché invece non mi fai vedere le litigate, le lacrime? Mi stai dando del vigliacco? Cosa dovrei dire di te allora? Sempre con quel tuo desiderio che io riuscissi a capirti meglio di quanto tu non capissi te stessa. Il rapporto era sempre incentrato su di te, mai su di noi. Non è mai iniziata ed è già finita. Sai cosa? Io me ne andavo, ma sei tu quella che scappava. Sono io. No, secondo me no. So che sono io. E quindi siamo nel posto del nostro primo incontro. Guarda dentro. Tu dove sei? Non ti vedo. Anch'io sto guardando questo momento per la prima volta. Non sono mai venuto. Tu hai dei rimpianti nella tua vita. Dico adesso, a 25 anni, prima ancora di avermi conosciuto. Non mi sono mai innamorata. Sei ancora in tempo. Per il rimpianto, invece, quello è qualcosa che non puoi più cambiare. Beh, lei sembra molto più triste di quanto lo sia tu adesso. Avrei voluto dirle quello che apprezzavo di più di lei. Quella sensazione che fosse sempre un piano sopra gli altri. La vedranno diversa, distante. Forse sarà quella che riuscirà meglio di tutti a godersi le cose così come sono. E perché non le dici a me queste cose? Perché tu non sei lei. Non ancora. Quando ci siamo conosciuti le cose andavano bene. Non sono mai stato innamorato di te. E non lo sono mai stato finché siamo stati insieme. È successo solo quando è finita. Ma è sempre stato troppo tardi per te, no? Ma ora voglio cambiare le cose. E so di poterci riuscire. Che fai? Voglio entrare. Voglio venire alla tua festa di laurea. Voglio sistemare le cose. Ma tu non sei lui. Sei qualcosa che ancora non è successo. Ma a differenza di lui, io ti ho vista tra tanti anni in uno squallido parcheggio. Tu nemmeno mi riconoscerai e mi farà male. Ma non ci sarebbe spontaneità.
Un giorno ci rincontreremo. Ricordi la poesia che ho scritto per te? Ora ricordo tutto. Il tempo impedisce ai frammenti della mia esistenza di spargersi nell'infinito. Ho vissuto i miei peggiori momenti dormendo, i miei migliori sognando, cullato dalla marea dei ricordi. Oltre il pulviscolo, una goccia di rugiada scivola sullo specchio. È come guardare il sole, come bruciarsi toccando una fiamma riflessa nell'acqua. Ed è lì che affonderò. Granelli di polvere di stelle raccolti dal bambino che ero. Il bambino sfiora il suo riflesso, impara che l'acqua si rompe come gli specchi. Ma non taglia come il vetro. Ti stavi agitando, che cosa hai sognato? Sì, vabbè, questo sta ancora sognando. Un calice di Montepulciano, per favore.